Sono donne, no? Però beneficio del dubbio glielo devi dare, che Silvia House, Silvia Escus mi dice che il Q5 inspiegabilmente non parte, la batteria è giù, l'ha fatta ricaricare, l'ha mollata per strada, nonostante l'abbia fatta ricaricare non riparte, e allora mi attrezzo insomma con il mio meraviglioso mini founding stupendo, boosterino pazzesco, microscopico ma potentissimo, vado sotto casa, no? Stupendo, pazzesco, un oggetto veramente erotico, tendente all'erotico. Mi chiedo, l'altra sera aveva riprovato, io e Lucrezia stavamo su, dico, ma vuoi riprovare? Scende, no, no, non parte, non parte. Vabbè, oggi poi prendo e insomma, non è che hanno tante chiavi, no? Ormai queste macchine hanno queste chiavi elettroniche. Come avrà fatto a entrare nella macchina con o la macchina è aperta o mi sfugge. Fatto sta che arriva la macchina e snaus, apro col telecomando e si apre. Plafoniera accesa, aria condizionata che parte, stereo che suona. Boh, spazio particolare sta batteria scarica. Metto la chiave, metto il piede sul freno. È la sua macchina, non posso. Snaus! E parte. Secondo insomma, appuntamento fissato con questi qua del service, questi che hanno fatto il tagliando per cambiare la batteria. Poi la lascio. Nel non sia mai. Ma gli ho detto, sei sicura che hai messo il piedino sulla. Freno appena sul freno quando hai cercato di accendere, perché magari i condizionamenti sono importanti, che ti condizionano. Che faccio? Non gliela lascio? E se domani mattina non parte? Non mi incazzo, gliela lascio, prendo carto blu e torno a casa. La sensazione che io stia buttando un paio di piotte a uffa è alta. La batteria verrà matematicamente cambiata. Matematico. Ma era veramente da cambiare? Chi lo sa? Rimarremo nel dubbio tutta la vita. La macchina che si apre con le batterie a scarica, si apre, c'è la luce accesa, ma il condizionatore suona la musica. Boh! Secondo te sto male, sono donne, sono diverse. Servono d'altro. Ginocchio sotto stavo. Bella vettura.